Noi dell'Italia dei Valori siamo tre consiglieri, tutti e tre, come dire, nuovi in questa istituzione. Quindi abbiamo appreso in questi mesi su cosa è, cosa fa, quanto costa ASAM. E da quando siamo consiglieri devo dire che abbiamo sentito un po' da tutte le parti dire che è necessaria una riflessione su ASAM, è necessario un dibattito, è necessario un approfondimento e in continuazione questa cosa. Però questo famoso dibattito, questa famosa riflessione, in 8 mesi che siamo consiglieri, non è ancora stato fatto, 10 mesi, non lo so. Quindi è inutile continuare a ripeterci questo tormentone se poi questo dibattito, questa riflessione non viene fatta. Prima il consigliere di maggioranza che è intervenuto, non mi ricordo più, Turci, il capogruppo del PDL, ci ha detto che sì, sarebbe d'accordo sulla prima proposta di avviare un dibattito, ci mancherebbe 10 mesi che lo diciamo tutti che è necessario avviarlo, diamo anche una data magari. A breve, anche perché lo stesso Turci ci ha detto questa richiesta del dibattito va bene, ma decidere adesso di prolungare il prestito di 100 milioni no, perché prima dobbiamo fare il dibattito. Che non possiamo. Però io ricordo che il prestito che abbiamo prolungato scade il 30 aprile, quindi comunque il ragionamento, la riflessione, l'analisi e quant'altro va fatto in tempi assolutamente brevi per capire cosa si vuole fare di questa benedetta ASAM. ASAM che è un tassello cruciale all'interno della Serravalle, la quale si occupa di tutta una serie di programmi di investimenti per quanto riguarda le infrastrutture viarie, quindi un tema estremamente importante. Noi ricordo che abbiamo rinviato, anche questo non si sa bene a quando, il consiglio monotematico sul tema dei trasporti e della viabilità. Allora anche su quello sarà il caso che magari il capigruppo e il presidente del consiglio si ritrovino e incomincino a mettere giù una data abbastanza vicina proprio per questa coincidenza di tempi. Detto tutto ciò, noi dell'Italia dei Valori confermiamo che votiamo, l'abbiamo sottoscritto e quindi voteremo assolutamente a favore di questo ordine del giorno. Auspichiamo però che appunto non rimanga così una frase quella di avviare il dibattito e anche se la maggioranza boccerà questo ordine del giorno, il dibattito proprio per questa espressione unanime di volontà politica di farlo venga fatto al più presto. Grazie. Grazie consigliere Gandolfi.